Secondo giorno di ritiro ad Ovindoli per il Teramo, che nel frattempo continua a muoversi tra campo e mercato. L'obiettivo è quello di rinforzare il reparto avanzato con Sansovini, che sembra sfumato, ma non definitivamente, nel senso che ora che la trattativa è in fase di stallo, potrebbe arrivare la ripartenza da parte proprio del centravanti romano. Insomma, colpi di scena per il momento non se ne vedono, ma non sono totalmente esclusi. Il nome di Luca Forte è sempre più insistente e al di là della cautela di Prammatica, i biancorossi sanno che il gradimento del giocatore del Pescara c'è. Anche quello della società biancazzurra, che sarebbe ben felice di rinforzare una società che ritiene amica, tenendo il calciatore a pochi chilometri dalla casa base. Non è dato sapere quando ci sarà l'affondo definitivo, ma anche il procuratore del calciatore spinge per la soluzione biancorossa. Intanto, chi ci sarà certamente sarà il portiere Tomas Calore. Anche lui scuola Pescara e che l'anno scorso ha disputato un buon campionato nelle fila del San Nicolò. Sarà il secondo di Francesco Rossi, che dopo l'addio di Tonti è il nuovo numero uno. Sì, è diciamo in dirittura d'arrivo, manca ancora qualche dettaglio, qualche formalità, però credo che già nella giornata di domani potrebbe essere qui. Decisamente più articolata invece la situazione legata a Stefano Amadio. Il centrocampista sarebbe un obiettivo di Vivarini per il suo Latina, ma la società sotto questo punto di vista pare irremovibile e sia il direttore sportivo Fabio Lupo, che comunque non esclude la cessione, che Zauli contano di poter avere ancora il mediano romano in organico. Stefano, noi siamo felici che sia qui, è un giocatore del Teramo, noi siamo convinti che il ragazzo stia qui bene, volentieri, siamo contenti che lui sia rimasto. Poi il mercato è un mercato aperto fino al 31 agosto, purtroppo o per fortuna, e quindi aspettiamo eventuali evoluzioni, ma non solo su di lui, su chiunque, perché mi aspetto che qualsiasi giocatore possa essere richiesto, lo so per esperienza, fino al 31 agosto tutto può accadere. Anche Amadio lo ritengo uno dei migliori giocatori, qui a Teramo negli ultimi anni lo ha dimostrato, miglior giocatore della Lega Pro, ma nello stesso tempo sono stato un ex calciatore e capisco benissimo che davanti alle esigenze di un calciatore di migliorare la propria posizione è difficile per un allenatore o per una società trattenerlo. Il ragazzo comunque è vincolato, deve stare a delle regole di mercato ben precise e quindi valuteremo. Io personalmente posso solamente dire che oggi alleno Stefano Amadio come se fosse un giocatore assolutamente del Teramo, lo reputo un giocatore importantissimo e se dovesse rimanere il primo a essere contento sono sicuramente io.